Stiamo facendo ora i controlli sia l'amministrazione comunale con i tecnici del comune che sono qui a Pierantonio nel centro storico, sia noi per continuare l'assistenza alla popolazione. Da parte nostra abbiamo fatto già il giro per le scuole che sono già tutti fuori e c'è un'ordinanza dove oggi e domani verranno chiuse le scuole per essere tranquilli, ma dai primi accertamenti si vede che non c'è nessun danno. Noi abbiamo fatto già questi giri qui anche a Pierantonio e abbiamo avuto tante telefonate, più che altro per persone che erano un po' spaurate dalla situazione. Sembra che in questo momento si sia calmato un attimo anche qua da noi, qui in palestra. Stiamo monitorando con i vari volontari che abbiamo in giro per andare soprattutto a parlare con le persone, con la gente che sono un po' spaurate, ma comunque ecco, vediamo ora un attimo quello che ci diranno anche i tecnici del comune che sono in giro, che sono loro che poi ci diranno insieme a quelli della regione, ai vigili del fuoco, se è rimasto tutto invariato. Per ora non ci abbiamo nessun tipo di richieste particolari, per cui sembra che sia in questo momento, da quello che abbiamo, dalle chiamate, che sia tutto tranquillo. Vediamo, ora stiamo aspettando, vediamo quello che succederà nella parte nel pomeriggio, se ci saranno richieste particolari. Per ora non abbiamo avuto nessun tipo di richiesta. Noi siamo venuti qui in questo momento a controllare la situazione per la gestione delle famiglie che sono qui dentro alla palestra Pierantonio, ma è tutto tranquillo. La paura c'è stata, perché giustamente c'è, anche perché ritorna anche la paura della prima scossa, ma comunque in questo momento siamo cautamente tranquilli, però vediamo, ancora è tutto da verificare. Quante persone sono rimaste a dormire qua in palestra, Presidente? Qui abbiamo una quarantina di persone, abbiamo una quarantina di persone che stavamo cercando di poterli far uscire dalla palestra con la richiesta dello stato di emergenza, che ecco, di trovare appartamenti in affitto o quello che è. Ci stiamo lavorando, vediamo, l'amministrazione sta lavorando su questo, ma ancora noi una quarantina ce l'abbiamo qui. Sembra che si sta muovendo qualcosa, ma vediamo ora con questa giornata qui come si svilupperà un po' la situazione, perché vediamo, è tutto da capire e minuto per minuto gli aggiornamenti che ci arriveranno anche dalle scuole che ci abbiamo in giro. Per ora è rimasto comunque la paura e basta. Grazie.